bentornati su Radio Doppio Zero per una nuova puntata di Palcoscenico, il protagonista sei tu, la rubrica dedicata ogni lunedì sera ad artisti pugliesi. Questa sera siamo in compagnia di un artista molto speciale che si collega da molto lontano. Lui è Giovanni Chirico, che salutiamo subito. Ciao Giovanni! Ciao, buonasera! Bene Giovanni, dove ti trovi? Sei a parecchi chilometri di distanza, giusto? Solo qualcuno. Sono a Dar el Salaam, sono in Tanzania. Fantastico. Giovanni è qui con noi per parlare di un progetto molto molto interessante. Un progetto che è stato risultato vincitore del bando Tour Italia di Puglia Sounds e che ha girato un po' l'Italia. Stiamo parlando del progetto Don't Forget Your Passport. Intanto raccontaci qualcosa di questo nome così curioso, Giovanni. Don't Forget Your Passport è praticamente una sorta di mantra, diciamo così, un po' preso dalla nonna, che in dialetto bonariamente ogni volta che andavo fuori, insomma, per fare qualche cosa che fosse personale ma anche per altro, lei puntualmente mi tirava fuori qualche imprecazione per la serie: non ti dimenticare il passaporto, piuttosto che non dimenticarti i documenti, portati i soldi, portati la canottiera, la giacca, il giubbotto. Insomma, questa cosa qui è diventata per me, diciamo una sorta di, come dire, di status quo nei viaggi che faccio, e da questo, diciamo, ho deciso di fare questo progetto e chiamarlo così. Wow, fantastico. Tra l'altro tu sei un sassofonista, ma lo strumento che suoni è un sax particolare. Parlaci un po' del tuo strumento. Sì, il mio è un sax baritono, utilizzo, diciamo, soprattutto sassofoni vintage. Diciamo, rispetto ai sassofoni più comuni, questo si contraddistingue perché, diciamo, fa delle note un pochetto più basse, diciamo così. È appunto un baritono, come anche per le voci. E, insomma, sì, questo è lo strumento che suono. Ma diciamo, non sono solamente il baritono, diciamo che questo suono lo faccio un po' passare per cavi elettrici, che modulano, diciamo, questo tipo di sonorità, e quindi delay, reverberi, freeze, octaver, insomma, e quant'altro. Devo dire anche gli altri strumenti? Wow, nel sì, senso, infatti, posso dire che sono anche un altro strumento? No, non lo posso dire. Sì, assolutamente, certo. Sono la zampogna medievale. Wow. Non è vero. Suono, no, praticamente, diciamo, con un amico, diciamo, ci siamo messi e abbiamo costruito questo basso a pedali, come se fosse il basso dell'organo della chiesa, che però non suona come l'organo della chiesa, ma suona con un sintetizzatore che suono con i piedi, quindi, diciamo, mi accompagno, tra virgolette, mentre suono il sassofono con questo strumento. Bene. E cerco di fare il giullare di corte. Infatti, diciamo, nei concerti del tour, no? per l'Italia, hai portato con te sia il sassofono che questa pedaliera, giusto? Esatto. Possiamo dire che il progetto ha debuttato il 20 maggio presso il Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle, e poi dalla Puglia ha girato un po', insomma, tutta l'Italia, tra Milano, Verona, Avellino, per chiudere, insomma, in bellezza il tour il 27 maggio a Roma presso il Teatro della Dodicesima. Insomma, raccontaci un po' intanto come è andato questo tour, che cosa ha significato per te intanto la prima, il debutto, no, di questo progetto, e cosa ha significato per te portarlo per la prima volta su un palcoscenico. Beh, insomma, la prima è stata molto 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 emozionante, perché poi, insomma, tra una cosa e l'altra, io non avevo neanche fatto delle prove aperte, quindi mi ero chiuso in un bunker per mesi a provare, riprovare, studiare, sperimentare, fare quello, fare quell'altro. E quindi a un certo punto, così, dal nulla, ho fatto il primo concerto, quindi è stata un'emozione davvero forte. È andato contro ogni aspettativa, perché mi aspettavo che fosse bruttissimo, invece a quanto pare è stato bello. E quindi, insomma, sono felice per questo, ma sono felice anche un po' per me, che finalmente, insomma, mi sono messo di nuovo a suonare, perché questa pandemia purtroppo ha veramente rovinato un sacco di piani, e altri tour che dovevano partire nel passato non sono più partiti, e questo effettivamente è stato il vero mio primo tour a mio nome, e sono veramente molto felice di questa esperienza. Tra l'altro ho deciso di partire da solo, mi sono messo in macchina, mi sono fatto tutte le date da solo, ho viaggiato da solo, ho suonato da solo, mi sono interfacciato da solo con tutti quanti, quindi finalmente posso dire di aver fatto qualche cosa per me e con me stesso. Ovviamente non completamente solo, ma in compagnia dei tuoi strumenti. Il mio baritonello è sempre presente, la pedaliera, i pedalini, insomma, loro mi tengono comunque parecchia compagnia. Di solito parlo con loro quando non c'è nessuno, ecco.
Ah, che bello. Credo... Beh, sì. Il mio sassofono è abbastanza autonomo, diciamo, e credo che sia dotato di vita propria, ecco. Fantastico. Torneremo a parlare tra pochissimo con Giovanni di questo fantastico tour e intanto ci ascoltiamo a questo punto proprio il brano che dà nome al progetto Don't Forget Your Passport. Era appunto Don't Forget Your Passport di Giovanni Chirico. Torniamo a parlare un po' di questo progetto, di questo tour che ha girato l'Italia e ci auguriamo insomma che presto possa girare anche oltre i confini nazionali, proprio perché appunto il titolo è abbastanza emblematico. Io so perché ho avuto la fortuna di seguire la prima e l'ultima di questo tour che questo progetto racchiude in sé un significato importante anche a livello, diciamo, di unione, no? tra popoli. Cosa ci vuoi dire a questo riguardo? Beh, insomma, Don't Forget Your Passport è anche questo, è, diciamo, una, per me è una sorta di inno e cercare di cambiare nel mio piccolo un po' le cose di come stanno, di come sono ora, insomma. Che cosa vuol dire? Che nella mia carriera, ma anche, diciamo, nel mio corso di studi, oltre ad aver fatto musica classica, musica jazz, insomma, mi sono molto interfacciato con musicisti ed artisti provenienti da un mondo, tra virgolette, un po' lontano dal nostro, che definiamo non occidentale, ecco, per sbrigarci. E ho apprezzato veramente la bellezza di un mondo come se fosse parallelo, perché in realtà non lo conosciamo fino in fondo, e sarebbe veramente molto bello inglobare effettivamente nella nostra conoscenza anche questo, ma è veramente molto difficile. E per esempio ricordo, diciamo così, anche tra i racconti dei nonni, delle cose che, tra virgolette, il passaporto già per noi era una cosa un po' lontana, no? Cioè 50 anni fa chi si prendeva il passaporto se lo prendeva per partire, la maggior parte della gente comune, insomma, che stava in campagna nei paesini non sapeva neanche che cosa fosse il passaporto, però conosceva magari mezzi di trasporto per spostarsi da un paese all'altro, no?
E adesso il movimento è diventato una cosa veramente facile per noi, ma ci sono ancora posti dove questo movimento è, non dico difficile, ma quasi impossibile. Per esempio, spostarsi dalla Tunisia, dall'Algeria, non è così facile, diciamo così, ecco, perché loro, oltre ad avere un passaporto, devono anche richiedere un visa allo Stato. Non ce la faranno quasi mai ad arrivare qui, perché il governo gli dice: vabbè, ma tu vuoi andare a suonare, ma chi mi dice che tu vuoi andare solamente a suonare? E se per esempio invece vuoi andare là e non vuoi più tornare qui, come facciamo? Insomma, ci sono diverse cose che purtroppo ancora sono questo. E io penso di essere molto fortunato a vivere in Italia, però ecco, vorrei che questa fortuna ce l'avessero un po' tutti, e mi piacerebbe davvero che il mondo fosse un posto aperto anche per noi, per poter continuare a ricercare, a studiare, a cercare nuove vie di fare musica e di fare arte. Assolutamente sì, ce lo auguriamo tutti. Tra l'altro, tu hai avuto anche la fortuna di girare, di viaggiare tantissimo grazie a, insomma, alla tua attività di musicista, e credo che in qualche modo tutto, insomma, questo bagaglio culturale del mondo che hai visitato un po' confluisce all'interno di questo progetto, anche a livello proprio musicale, di influenze musicali. Cosa ritroviamo in Don't Forget Your Passport? Beh, allora, intanto, diciamo, sicuramente c'è un uso smodato, nel senso che è, a mio modo, dei makam, che sono praticamente delle scale arabe microtonali, ecco, diciamo così. Quindi non funzionano come il nostro sistema, il sistema occidentale, il sistema temperato con i semitoni, ma con, diciamo, quelli che noi diciamo quarti di tono, ecco. Il makam è proprio un modo di suonare soprattutto nel mondo arabo. Poi c'è dell'influenza indiana, sicuramente c'è dell'influenza africana, centro e west africana, ma soprattutto c'è anche, diciamo, quella parte identitaria che viene un po' da me, quindi si sente un po' il Salento, si sente la puzza di Puglia, si sente la banda, si sente la nenia della nonna, si sente la marcia funebre, ecco, c'è un po' di tutta questa cosa qui. E in più, diciamo, in tutto questo ritroviamo anche qualche cosa che è spiccatamente occidentale, per esempio la musica elettronica, ma con un uso, tra virgolette, un po' particolare. Wow, fantastico! E pensi che questo progetto sia ancora in evoluzione o sia arrivato, diciamo, alla sua stesura definitiva? No, sono solamente all'inizio, sicuramente è un'evoluzione. E il mio sogno è portare questo progetto da adesso a lungo termine, tipo, non lo so, fino alla mia morte probabilmente, o comunque fino a quando riuscirò a suonare, e cercherò di modellarlo, modificarlo finché mi sarà possibile farlo. Perché comunque, ripeto, è un solo, ma soprattutto è un momento di ricerca, è un momento di studio, e cerco di cogliere ogni momento di ogni giorno, insomma, una nuova idea, una nuova cosa da buttare in mezzo. Come si dovrebbe fare, secondo me, ecco, in generale. Bene, come hai detto tu, insomma, speriamo che sia davvero solo l'inizio di un viaggio che possa proseguire ancora a lungo per questo progetto molto molto interessante. Giovanni, io ti ringrazio di essere stato qui con noi, di esserti collegato da così lontano. Non ti rubiamo altro tempo, perché, insomma, magari avrai altri concerti ancora in giro per il mondo. Anzi, quando sarai di ritorno in Italia, magari ci verrai a raccontare anche di questo viaggio. Quindi assolutamente sì. Grazie ancora e alla prossima. Grazie a te. Ciao.